In occasione del Fuorisalone 2019, presso lo spazio espositivo allestito a Milano in zona Brera, Iacuzzi ha presentato le Swim Spa, piscine per il nuoto controcorrente, ideali per allenarsi in acqua al fine di mantenere o ritrovare la propria forma fisica. Progettate per il nuoto, il loro guscio è sagomato all'interno per neutralizzare l'onda di ritorno e ridurre al minimo le turbolenze. Queste piscine sono inoltre perfette per l'acqua fitness grazie alle loro caratteristiche tecniche. Sara Massarutti, Product Manager Iacuzzi, ha illustrato gli aspetti particolari della Swim Spa. Sono delle piscine adatte anche a spazi contenuti che possono essere utilizzate tutto l'anno, estate, inverno, perché è possibile regolare la temperatura al loro interno e il flusso al quale appunto nuotare. La nuova gamma che stiamo per lanciare, che comprende due nuove dimensioni e degli equipaggiamenti, uno volto più al nuotatore amatoriale, l'altro invece quello più professionista e competitivo, avranno in dotazione uno speciale smartwatch che si collegherà a un'app e anche alle comuni app, insomma, per l'allenamento fisico, e consente appunto di fissare degli obiettivi, di monitorare il livello di allenamento e sentirsi proprio come in una vera propria piscina. A testare il prodotto durante il fuorisalone il nuotatore olimpico Gregorio Paltrinieri e Niccolò Martinenghi, campione mondiale juniores 50 e 100 metri rana. Questa piscina controcorrente di Iacuzzi è veramente bella. Noi non siamo abituati a nuotare in piscina del genere, chiaramente, però avercene una a casa sarebbe il top per noi, perché comunque puoi fare qualche bracciata. Il controcorrente funziona veramente, quindi veramente stai fermo sul posto anche nuotando ed è bello. Nuotare nelle piscine nuoto controcorrente, diciamo che è stata un'esperienza bellissima, soprattutto qua a Milano, in questo palcoscenico cittadino. Quindi tramite Iacuzzi abbiamo fatto una bellissima esperienza. Abbiamo imparato che si può nuotare anche in posti diversi dalla piscina, quindi nuotare qua è stato divertentissimo, quindi nuotare col sorriso è sempre una cosa bella.